Marvel Super Heroes vs Street Fighter, i grandi combattenti della Marvel e di Capcom, tutti uniti per andare contro dei maledetti. Oggi toccherà il grande team di, vediamo un po', che devo capire un attimino chi cazzo utilizzare. Beh, io sinceramente andrei giù pesante con un bel Shumagorath di viola, o come è quel cazzo che è quel colore lì. E come aiutante potremmo andare a prendere lui, Omega Red, modalità easy, normale, e inizia la grande scalata contro Zangief e Blackheart. Mamma mia, quanto è bellino Shumagorath. Che se mi sbaglio gli hanno cambiato il nome quando doveva partecipare, o ha partecipato tipo in un film della Marvel, non ho ben capito il motivo. So che gli hanno cambiato il nome e anche il cognome, ma per me lui sarà per sempre Shumagorath, l'uomo da un occhio con mille tentacoli che può fare di tutto. Porca puttana, vabbè, non me la ricordavo sta cazzo di cosa doppia. Oh, madonna. Però se mi allontano. Madonna che non mi ha ancora preso. Madonna, è infinita. Cioè, finché non becca il clone, continua. Wow. Ma vorrei fare anche l'altra io, porca la miseria. Non mi ricordo mai se posso fare il cambio anche qua. Certo che posso fare il cambio. Vai Omega Red col tuo quasi amico Zangief, che non è vero. Mamma mia, il team dei tentacoli, cioè Omega Red e Shumagorath per forza. Aia. Vai Shuma, entra. Mena tutti. Tentacolamento Omega Destroyer. La potenza russa è stata fermata. Ah, i miei tentacoli hanno fatto un lavoro molto veloce con te. Stessa cosa che tenteremo di fare contro Ken and Dalsim from Street Fighters. Vieni qua. Tu Dalsim sei famoso per allungarti tutto, ma anch'io posso allungarmi tutto, ma soprattutto tutti i miei tentacoli si possono allungare. Io ho occhi che controllano tutto. Ma... ah, magari c'è per due, aspetta, allora teniamo... teniamo... perfetto. Oh. Niente, perché mi fa questo? Ma io mi ricordavo che ce n'era... ah, era in volo, aspetta. Però devo essere da solo, mi sa. Vai, menalbelino. Double Shumagorath. Anche se tutti i colpi... torniamo un attimino indietro. Ecco. No, fanculo! Cambio tattico. Omega Destroyer! Porca miseria, vabbè, quella lì sarebbe bella da fare. Che altro sarebbe bella da... e basta con sto cazzo del yoga di qua, yoga di là. Potevi fare una mossa che beccavi una bella botta in mezzo a quella crapa pelata che ti ritrovi. Cambio. Bene, il gioco ha deciso che io non devo cambiare. No, non vo... ma boh, vabbè. Non mi... no, ma... io mi ricordavo che ce ne aveva un'altra di Turbo Combo. Non era questa. Mi ricordo che faceva tipo una roba aerea o qualcosa del genere. Vabbè, ancora con questi occhi che mi guardano. E giustamente vengono... madonna che se entravo così mi faceva danno le bestie. Omega Destroyer! Distruzione totale di Ken.
Rifarò dalle fondamenta questa nazione, ma molto meglio. Perfetto. Chan Lee che deve sempre fare coppia con Spider-Man. Mamma mia, quanto ti sto guardando male, caro Spider-Man. O magari con l'altro tasto, ma non mi sembra. Boh, vediamo, proviamo. Magari con calcio. Aia. No, non la fa. Ah, aspetta. Proviamo. Neanche. Vabbè. Mi prende subito il clone. Qua urge un cambio. Porca miseria, 3 ore per fare un cazzo di cambio. Omega Destroyer. Mamma mia, godo. Non è che t'avrò beccato al 100%. Ma un po' di danno te l'ho fatto. Aia. No! Puttana Eva! Le fiamme dell'inferno di questo posto sono qui per un motivo. Ed è perché sarà la vostra tomba, forse. Soprattutto con questa qua che continua a pararsi. Che tu palle, oh, è che... Madonna. No, le cooken. Stress. Godo. Qua ci staremo 80 anni, eh. Ve lo posso già predisporre. A meno che... a meno che un cazzo. Dai, con ste cose. No. Chip damage. Ma la allontana e balla, puttana. No. E che stress. Basta spammare i colpi! No, il tempo sta svanendo! Porca miseria, è tipo una delle... vabbè, mi sono pure bloccato. È stata una delle prime volte che stavo per finire col tempo. Mamma mia, che combinazione fatale. Spider-Man è stato battuto dal Rosso Omega. Il destino mi deve portare verso una strada di luce, verso la mia vittoria. Kaneden, turbocoppia all'orizzonte. Andiamo anche in pandan col colore. Devi pensare, Dan, che tu sei stato il primo a cui ho pensato per far coppia con me, ma poi ho scelto di rimanere con le tinte della Marvel e non tanto dei supereroi. E vabbè, pure questo qua che mi tira addosso il cazzo d'autografi me la vuol far pagare. Porca puttana, guarda! Che du coglioni! Ma no, che se avessimo fatto l'altra mossa? Esplodevo. Oh, oh, cambio! Porca miseria. Omega Destroyer! Non al 100%, però non buttiamo via, ecco. Madonna, le combo con i pugnazzi. Omega Destroyer, te prego! Vabbè, però sta imparata. Sto manigoldo. Maledetto, questo valoroso guerriero sarà anche fortissimo, infermabile,
indomito, ma nulla non puoi fare per fermare il piano di Shuma Gorath e soprattutto quello di me, Omega Red. Aia. Camo. Cazzo mi guardi con sti occhi languidi, con questo occhio languido, scusi, eh. Dopo vorrei fare una chiacchierata a quattro occhi con lei, signor Shuma Gorath. Porco due! Aia! Vabbè, oh! Omega Destroyer! Let's go! Mo c'è purtroppo quel maledetto di Dan che se becca un'altra Omega Destroyer. No! Non lo voglio il tuo autografo! Cambio tattico! Vabbè, oh, ma mai una gioia! Let's go! Shuma Gorath pone fine alla minaccia insensata e di dubbio gusto di Dan. Per insignificante piccola influenza. Hulk and Sakura, i prossimi sfidanti. Mamma mia, Hulk, te tutto verde, io tutto di questo colore, che ovviamente non sto qua a pronunciare perché sicuramente lo sbaglio. Io ho dei problemi con lilla, il viola, il fucsia, quello che è. Uno di questi tre colori è di Shuma Gorath. Cambio. Sì? Vaffanculo. Potevi prendertela tutta la combo, eh. Porca di una miseria. E anche tutti i miei tentacoli. Oh. Godo. Magari potevi prendere anche un qualcosina di più. Mamma mia, t'ho preso al lazzo al volo. Chi cazzo sono Wonder Woman? No. Chip Damages. Avanti il prossimo. Sakura, entri pure. Non c'è problema. Lei è una scolaretta. Cosa ci fa qua nella giungla? Contro dei guerrieri insommontabili. Mamma mia, l'ho preso al volo. Ma anche no. Cambio. Ecco, diciamo che Shuma contro Sakura non è che sia proprio un fantastico scontro. Soprattutto perché, diciamo, che lasciamo perdere. Ecco, potrebbero succedere robe molto molto birichine con questi tentacolini. Con una povera studentella indifesa, ma che sa difendersi molto bene. La puttana! Ah, io sto dentro qua con questo, che se me lo distrugge, mi distrugge questo. E Omega Red darà l'ultima botta finale. Porca miseria, che se ammazzavo così però. Ma credo non ce ne sia bisogno. Aia. Omega Destroyer for the win. Porca puttana, vince lei. E mi fa pure la Sakura Dance, meritatissima. È tutto qui? Ah, andrò a trovare una sfida migliore. L'Omega Strike ferma i piani di Hulk. Tu sarai anche fortissimo, ma io sono troppo per te. Il destino mi deve innalzare un passaggio di luce verso la vittoria contro Spider-Man e Ken. Che qua so cazzi. Ciao UFO. Che sembra non si muova, eh. Paravaravaravaparam. Mamma mia, quanto è bella la musichetta di Ken, porco due. Ma non t'avevo mica già affrontato? Vabbè, Ash, figa. Turbo atomica.
ma il potere del Rosso Omega è infimo, è incredibile, è infinito. Aia, pure quello di Spider-Man, che se la becca tutta, ma adesso è la musichetta di Spider-Man, no, ancora quella di Ken. Sì, però sta calmo, No, basta Spider-Man. Change, tactic, change. Ovviamente quando gli capita il gioco. Parabapara. Mamma mia, il ciucciamento della vita. I like it. Tira tutto. Doppio organismo alieno contro Ken. Dain! Che botta! Che balla che si sposta, porca miseria. Potrebbe rimanere in mezzo al portano. Vabbè, ma che palle, subisci? Stronzo infame. No, dall'alto. Vabbè, io che provo le mosse. E giustamente Ken pone fine alle vellità con questo Shoryureppa dritto nel muso. E c'è la vittoria con Spider-Man. Porca puttana. L'Omega Destroyer nelle fogne, attacco da dietro è ancora più prorompente e la vittoria è nostra. Per l'amore della mia casa io distruggerò te. Apocalipto, finalmente siamo uno contro l'altro. Ah, io ti distruggerò, Gorat. Tu, troppo stupido per capire che non vincerai. No, tu invece devi capire che io, Shumagorat, vincerò questo scontro, forse. Anche se faccio altamente schifo. Non so assolutamente che colpi portare a segno. Soprattutto sto cazzo di satellite... Ken fan cazzo e vai e mori. Via! Soccombi! Cambio tattico! Che porca puttana, se qua faccio l'Omega Destroyer gli faccio un danno inverecondo! Porco due! Certo! Pure i cazzo delle cose che mi seguivano. Cambio tattico. Bravissimo. Aia. Oh, basta. Vabbè, ma ha segato così. Sto stronzo di Apocalisse che nell'ultimo periodo si sta prendendo un po' troppe amicizie. Mena. Omega Destroyer for the win! Porca miseria! Apocalisse è stata sconfitta! Lei non ci sarà su questa terra, ma ci sarà il prossimo scontro finale! Ah, tu non hai mai visto così tanta azione, neanche in un cartone animato, che non so assolutamente che cosa voglia dire. Cyberkumba! E qui la vedo molto dura. Aia. 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 Qua non si pensa neanche morto a fare la mossa finale con Schumacher perché è tipo totalmente inutile. Cioè non saprei assolutamente che cosa fare.
quindi la tengo per Omega Red. Porca puttana, no, l'avevo fatta al grande, che l'ho sputtanata però. Ero arrivato al massimo della potenza. Porca di una miseria. Aia. Sarebbe stata succulenta, la victory. Vabbè, un mega destroyer de sto cazzo. Aia, bastardo. Tu stai là in fondo e io ti pio. Forse, perché mi fai ancora più male te. Menzognero. Non farmi la mossa finale, per l'amor del cielo. No! Mamma mia, però. Nein! Vaffanculo. Cyber Akuma per pochissimo stava per venire distrutto immediatamente. Se l'avesse preso il super razzo di Shumagorat, io porto il caos e la morte a tutti. La dimensione del caos, incredibile, ha portato Shumagorat a battere Cyber Akuma. Tu sei fattutamente forte, Shumagorat. Abbiamo lavorato davvero insieme a Omega Red. Che cosa sta succedendo? Il mio corpo si sta iniziando a dividere. Attenti al caos, Shumagorat sta per regnare. E non importa quanto quando la tragedia inizi, la terra sarà per essere infetta dal potere di Shumagorat. Il caos totale, questo mondo ora è mio. Grande prova di Shumagorat, vediamo se ne valsa la pena ed è riuscito ad entrare in classifica. Sì, Shumagorat ce l'ha fatta. Spero che questo video vi sia piaciuto e ci vediamo alla prossima con un nuovo appuntamento con Marvel Super Hero vs Street Fighter, quando finisco di scrivere il nome di questo in classifica al quinto posto.